Scatti di salute, questo è il nome del progetto della WISP finanziato dal Ministero della Salute dedicato ai ragazzi per combattere il doping. Presidente Zaffiri, provincia di Pescara, al fianco convinta di questo progetto. Sì, siamo convintissimi perché è un progetto valido, validissimo e soprattutto aiuta i ragazzi a capire le problematiche del doping, perché poi si comincia da ragazzi e quindi noi vogliamo intervenire per prevenire questa piaga nel mondo dello sport. La provincia di Pescara è coinvolta nel mondo dello sport per diversi settori, come le scuole ad indirizzo sportivo e la piscina, come giustamente ricordavi tu adesso. E noi siamo coinvolti a 360 gradi e lottiamo contro il doping, quindi siamo in prima linea per combattere questa piaga. Coronata Ronzitti, coordinatrice di questo progetto Scatti di Salute. Cos'è Scatti di Salute? È un progetto che abbiamo portato all'interno delle scuole, nel liceo Volta, che è un liceo scientifico ad indirizzo sportivo, dove il tema è rappresentato dal doping, il mezzo, lo strumento sarà quello della fotografia e l'obiettivo vuole essere quello di far acquisire coscienza e consapevolezza ai ragazzi di che cosa significa assumere delle sostanze e mettere in atto delle metodiche mediche che non hanno alcuna finalità terapeutica, nella conoscenza appunto dei rischi e degli effetti collaterali che ne conseguono. Quanto è importante questo progetto per i vostri ragazzi, parlare di buona salute e di lotta al doping? Scatti di Salute per noi è un progetto significativo che si integra pienamente con il percorso di studi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Questo percorso, quindi ringraziamo la WISP, ringraziamo tutti i docenti che si occupano di questo bellissimo progetto, perché i ragazzi devono imparare ed essere educati a prendersi cura di se stessi, della propria salute, e devono amare la vita. Quindi questi sono i messaggi che vogliamo dare e che sono significativi non solo per il percorso di studi ma per la vita in sé.